Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo delle nuove proposte di legge regionale da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle contro i vitalizi. È possibile risparmiare per l'Abruzzo fino a 10 milioni di euro. Vediamo il servizio di Ludovica Pelliccioni. L'Abruzzo potrebbe risparmiare 10 milioni di euro per ogni legislatura grazie all'approvazione delle due proposte di legge regionale relative al taglio dei vitalizi e all'abolizione del cumulo del secondo e del terzo vitalizio. Un tema caro al Movimento 5 Stelle sin dall'inizio dell'attività istituzionale, che oggi torna nel dibattito politico grazie alle nuove norme del governo Conte sui vitalizi per le regioni. Oggi chiediamo al Consiglio regionale, quindi alla maggioranza del Partito Democratico e anche all'opposizione di centrodestra, di approvare due importanti leggi del Movimento 5 Stelle, e cioè l'abolizione del doppio vitalizio e la riduzione proporzionale dei vitalizi già erogati. Sono leggi importanti che il Movimento 5 Stelle ha depositato nel 2014 e nel 2016, che riporterebbero un po' di equità sociale e che farebbero risparmiare a Regione Abruzzo e ai cittadini abruzzesi ed italiani fino a 10 milioni di euro per ogni legislatura. In legge di bilancio si è prevista una norma in base alla quale, se le regioni non si adeguano a diminuire appunto gli assegni vitalizi, le regioni subiranno una decurtazione dell'80% dei fondi trasferiti dallo Stato alle regioni per il funzionamento del Consiglio regionale. Questo è importante perché non riguarderà ovviamente trasferimenti relativi a sociale o trasporti e a tutti quei servizi per i cittadini, ma soltanto al funzionamento della macchina. Quindi noi chiediamo che nel primo Consiglio regionale utile, che si terrà il 29 di novembre, venga inserita fuori sacco, come è avvenuto per tante norme in questi 4 anni e mezzo di Regione Abruzzo, queste norme di buonsenso che farebbero risparmiare un po' di soldi ai cittadini abruzzesi e riporterebbero un po' di equità tra i cittadini normali che pagano i contributi e hanno delle pensioni da 300-400 euro e questa sorta di pensionati d'oro. Ora la cronaca: arresti domiciliari per il sindaco del comune di Capistrello, Francesco Cicciotti, per un ex consigliere comunale e per il responsabile dell'area tecnica. Sospensione di un anno dall'attività professionale nei confronti di altri 7 indagati tra imprenditori e liberi professionisti. Questo è il bilancio di un'operazione dei carabinieri che ha visto impegnati 50 militari della compagnia di Tagliacozzo, coordinati dal capitano Silvia Gobbini, col supporto dei militari delle compagnie territoriali territorialmente competenti nelle province dell'Aquila, Roma, Firenze e Potenza. I 10 indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo di concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, truffa aggravata e falsità ideologica in atti pubblici. In relazione si è appreso ad una serie di appalti pubblici che riguardano la ristrutturazione di beni comunali, in particolare del municipio. Ed è stato accertato come il sindaco di Capistrello, responsabili dell'area tecnica e amministrativa, abbiano agevolato e indirizzato in favore di imprenditori e professionisti compiacenti, riferiscono i carabinieri, l'affidamento di diversi lavori pubblici e la progettazione, ristrutturazione e riqualificazione dei beni comunali, tra cui il palazzo municipale, scuole comunali, riqualificazione viaria e il cimitero nuovo. E ora ci spostiamo a Teramo. L'hotel Abruzzi ha ospitato per 2 anni circa 50 sfollati della città. Oggi ne restano ancora 22, ma la regione Abruzzo non paga loro il mantenimento da 4 mesi e l'albergo non ce la fa più a sostenere queste spese. Il servizio è curato per noi da Tania Bonici Castelli. Sono passati 2 anni dagli ultimi eventi sismici e a Teramo ci sono ancora sfollati che vivono in albergo a spese della regione Abruzzo, regione che però spesso si dimentica di pagare le strutture recettive. I ritardi nei pagamenti mettono in crisi queste aziende, che non possono far altro che dire agli ospiti che l'accoglienza non è più possibile. È il caso dell'hotel Abruzzi di Teramo, che vanta un credito di 100.000 euro dalla regione per i 22 sfollati che da 4 mesi deve sostenere a proprie spese. Non esiste dopo 2 anni un'emergenza particolarmente importante, esiste solo la necessità di sistemare questi ospiti nelle loro case. Peraltro tutti hanno danni di livello B,
che ritengo, come diceva giustamente il sindaco di Tera, che si possano sistemare in brevissimo tempo e non dopo due anni non sapere quando, come, se si sistemano. Crediamo che non si possa vivere due anni in un albergo. E per parte nostra riteniamo che la tariffa che paga, il rimborso che paga la protezione civile non è sostenibile quando io devo fare un'attività commerciale. Che cosa risponde la Regione a questa vostra richiesta? La nostra ultima contestazione, sollecitazione anche dura, deriva dal fatto che dopo un paio di mesi che ci dicono che doveva venire un ispettore del Ministero da Roma a verificare eccetera eccetera, per ricreare il fondo necessario, quando abbiamo ai primi del mese fatto una sollecitazione ulteriore e anche più dura, ci dicono basta un po' di pazienza, un po' di pazienza e sistemiamo tutto. Venerdì scorso telefoniamo e ci dicono noi i soldi ancora non li vediamo, quindi non siamo in grado di dirvi quando, come, se paghiamo. E lei come farà andare avanti? Appunto, io intanto evitando, se continua in questo modo, evitando di anticipare spese e quindi creando un disagio anche ai nostri ospiti. Ma mi dispiace, ma non posso fare altro. Sono vicine le nomine agli uffici speciali della ricostruzione, se ne occuperà una apposita commissione. Daniela Rosone. C'è la commissione finalmente che esaminerà i curricula di coloro che hanno risposto ai due avvisi pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la nomina dei nuovi titolari degli uffici speciali per la ricostruzione del Comune dell'Aquila e dei Comuni del Cratere, Ustra e USRC, vacanti, come si sa, dallo scorso 20 ottobre. In Lizza ci sono circa 20 persone. La speranza è che in poco tempo si riesca a dirimere la questione. Una volta terminato questo percorso, infatti, si dovrà attendere l'ufficializzazione delle nomine d'intesa con il sindaco Biondi per l'Usra e con i sindaci delle aree omogenee per l'USRC. L'impasse resta un nodo difficile da digerire per il territorio, in quanto nessuno attualmente ha il potere di firma e al momento non possono partire quindi nuovi cantieri per la ricostruzione, né tra l'altro si possono pagare gli stati di avanzamento per i cantieri in corso. Intorno al 10 dicembre, tra le altre cose, la Banca d'Italia chiuderà la cassa e prima di gennaio non si faranno più trasferimenti. La commissione USRA insediata è formata da Sabrina Bono, Antonio Iovino e Vittorio Fabrizi, che è stato nominato dal Comune dell'Aquila. Quella USRC sempre da Sabrina Bono, Iovino e Marta De Cicco, segretaria comunale di Cugnoli. Per il posto di titolare USRA USRC i nomi in voga sono quelli di Vincenzo Rivera, aquilano, Salvo Provenzano, che è siciliano, ma ad aver risposto sono stati anche Paolo Tancredi, Americo Di Benedetto e Carlo Benedetti, per citarne alcuni conosciuti all'Aquila. È un uomo di 50 anni di Chieti, con precedenti specifici, il responsabile dei danneggiamenti commessi all'Hotel Harris nella notte fra il 31 ottobre e il 1 novembre scorsi, quando l'albergo, un 4 stelle che si trova nella zona del cimitero, era chiuso. Ieri, a conclusione delle indagini condotte dalla squadra mobile della Questura, l'uomo è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato. Alla sua identificazione gli investigatori sono arrivati esaminando le immagini riprese dalle telecamere del circuito di sicurezza dell'albergo. Dalla visione dei filmati emerge che l'uomo ha agito da solo. E ora cambiamo pagina, numeri migliori per il bilancio dell'amministrazione comunale di Pescara, targata Alessandrini, approvato dalla Giunta e pronto per l'esame del Consiglio Comunale. Questa mattina il sindaco e il neoassessore al bilancio, Marco Presutti, hanno illustrato alcune anticipazioni contenute nel documento programmatico. Il servizio di Paolo Renzetti. Si parla di conti questa mattina in conferenza stampa, bilancio del comune di Pescara, un comune di Pescara che esce da un predissesto. Qual è la situazione, assessore?
Ma allora oggi noi abbiamo presentato lo schema di bilancio che ora sarà sottoposto al Consiglio Comunale, lo schema di bilancio che approva la Giunta. Qual è la situazione? La situazione è di un ente che nel 2014 era di fatto strutturalmente in squilibrio, a un passo sostanzialmente era, diciamo, nel dissesto, che invece attraverso le operazioni fatte di ripristino della solidità finanziaria ora invece è un ente equilibrato, che dal punto di vista dell'equilibrio finanziario è un equilibrio sostenibile, quindi c'è solidità nei dati fondamentali del bilancio. E tutto questo avviene di fatto senza aggredire i servizi per i cittadini, poiché anzi quest'anno sulla spesa sociale la parte che mette l'amministrazione aumenta di circa 500.000 euro, e i servizi culturali, le spese per investimento, quindi per la riqualificazione del patrimonio infrastrutturale della città, non vengono meno. Ovviamente saremmo tutti quanti lieti di avere più risorse per poter fare più interventi, ma diciamo siamo contenti di poter avere uno strumento che noi vogliamo possa essere approvato, come peraltro dovrebbe essere sempre entro il 31 dicembre, in maniera tale che sin dal 1 gennaio il bilancio possa essere operativo. Questo fatto è molto importante soprattutto perché se il bilancio non fosse operativo al 1 gennaio noi non potremmo investire, non potremmo fare la spesa per investimento, cioè per tutti quegli interventi infrastrutturali per la città che invece sono particolarmente preziosi, ma confidiamo di poter raggiungere questo obiettivo appunto, e quindi di avere dal 1 gennaio lo strumento pienamente operativo. Si terrà domenica 25 novembre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e a partire da domani il centro antiviolenza Ananché di Pescara lancerà una campagna di sensibilizzazione che culminerà domenica in piazza Sacro Cuore. Servizio. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre, l'associazione Ananché Onlus vuole porre la sua attenzione su questa tematica dolorosa e purtroppo sempre attuale, ribadendo con forza che in una società avanzata non debbano trovare posto soprusi e maltrattamenti. Quest'anno l'associazione Ananché celebra la giornata internazionale della donna in una maniera speciale. A fianco a questa iniziativa di sensibilizzazione sul territorio abbiamo deciso di accompagnare una campagna che sia social e sul web, quindi abbiamo creato proprio una cover da mettere su Facebook, sui siti istituzionali, abbiamo pensato a uno spot che verrà lanciato in giornata, verrà creato un link per visualizzarlo in maniera tale che tutto quello che facciamo possiamo raggiungere un po' il maggior numero di persone possibili. Un'altra iniziativa di quest'anno è che al mezzogiorno proprio in piazza noi faremo il lancio dei palloncini con le donne, con i riportanti nomi delle donne vittime di femminicidio, quindi abbiamo deciso di ricordare anche un aspetto un po' più triste di questo fenomeno, che è proprio il femminicidio. E la sera ci sarà uno spettacolo di beneficenza per l'associazione Ananché Onlus presso lo spazio Matta di Pescara. Aumenta in qualche maniera la comunicazione intorno alla violenza, perché in realtà noi abbiamo notato negli anni, da quando ormai sono 10 anni che lavoriamo su questo campo, che i dati per noi sono un minimo, un crescendo. Il crescendo è giustificato un po' dalla capacità che abbiamo di reperire fondi e di restare aperte 5 giorni su 7, quindi garantire l'accoglienza delle donne, e un po' l'attività di sensibilizzazione. Quindi in realtà molto probabilmente, considerando che il fenomeno della violenza del più del 90% è sommerso, non è che è aumentata, è quello che emerge che è aumentato. E ora ci spostiamo a Lanciano, dove è stata chiusa la voragine e sono terminati i lavori di somma urgenza. Il Comune ha riconsegnato le chiavi ai legittimi proprietari dei negozi in pieno centro storico. Il vice sindaco Verna aggiunge: per i prossimi mesi in questo tratto di corso non sarà realizzata la nuova pavimentazione. Il servizio. L'amministrazione comunale di Lanciano ha riconsegnato le chiavi dei locali ai legittimi proprietari. Può considerarsi terminata la fase di somma urgenza, apertasi il 16 agosto scorso con la voragine sotto i negozi dell'ex Modernissimo.
La comunicazione è stata fatta tramite lettera dal settore lavori pubblici. Mesi di interventi affidati ai tecnici Pasquale Di Monte, ingegnere, e Luigi Carabba, geologo, che hanno esaminato la situazione con sopralluoghi anche all'interno dell'antica condotta San Giacomo, con i carotaggi nel tratto finale del corso interessato dall'emergenza, la ricostruzione tridimensionale dello stato dei luoghi con tecnologia d'avanguardia, indagini con georadar e poi lavori con i puntellamenti a sostegno delle strutture, il riempimento della voragine con 200 metri cubi di pietrisco, infine il getto del solettone di 40 metri quadrati in cemento armato a chiusura degli interventi d'urgenza. Tutto è costato alle casse comunali 89.000 euro, ma non è un debito fuori bilancio, precisa il vice sindaco Giacinto Verna. La somma è stata reperita e in giunta è stata approvata la variazione al bilancio comunale. L'emergenza tuttavia resta. Nelle prossime settimane l'amministrazione comunale si concentrerà sulla fase del monitoraggio, che durerà almeno un anno, annuncia Verna, con un sistema che sarà studiato ad hoc per la situazione. A breve potrebbe essere liberato il marciapiede dalle transenne, ma non il tratto chiuso del corso in cui è stato istituito il senso unico del traffico in direzione Piazza Plebiscito. Di certo, assicura Verna, nei prossimi mesi qui non sarà realizzata la nuova pavimentazione del corso. Dopo 20 anni Avezzano avrà un nuovo piano regolatore. Per la sua redazione il Comune ha coinvolto 3 università i cui studi costituiranno le linee guida dello strumento urbanistico. Vediamo. Questa è una novità introdotta dai nostri uffici. Abbiamo fatto in modo che 3 università, a seguito di studi di durata all'incirca di 6 mesi, potessero offrirci delle linee guida e degli studi specialistici dentro i quali noi poi ci muoveremo per formare questo nuovo piano regolatore comunale. Un istituto universitario si occuperà di studiare l'aspetto paesaggistico del territorio, un altro invece farà riferimento a tutta quella che è la normativa e un altro istituto invece, un'altra università, andrà a studiare tutto ciò che riguarda la comunicazione, perché abbiamo intenzione ovviamente di svolgere il lavoro nella trasparenza più assoluta nei confronti di tutti i cittadini avezzanesi. In questo momento ci troviamo nella fase programmatica, diciamo che i lavori ancora non sono iniziati. Sono state redatte dai nostri uffici, dal dirigente, delle linee guida, le quali sono state presentate durante una riunione di maggioranza e ora però devono ancora passare il vaglio della commissione urbanistica e quindi anche del consiglio comunale. Una volta passato quindi il vaglio del consiglio comunale, si inizierà con gli studi delle 3 università coinvolte, che sono quelle di Pescara Chieti, dell'Aquila e di Camerino, e terminati questi studi ovviamente si entrerà proprio nel vivo. Ma quanto tempo si impiegherà per la redazione del nuovo piano regolatore? Abbiamo pensato, e sicuramente sarà così, entro i prossimi 24 mesi, quindi in 2 anni il nuovo piano regolatore sarà a disposizione. Pescara e Chieti si accendono a festa, presentata oggi l'iniziativa della Camera di Commercio di Pescara Chieti, denominata Luci d'Artista, che illumineranno le 2 città abruzzesi grazie all'ampliamento della raggio d'azione camerale che, alla luce dell'unificazione, interviene su tutto il territorio. Questa mattina sono stati siglati i protocolli d'intesa con i rispettivi sindaci Alessandrini e Di Primio. Il servizio. Presidente, un'unica Camera di Commercio Pescara Chieti, Luci d'Artista, per la prima volta arriva nel capoluogo teatino. Sì, diciamo che quest'anno la 3ª edizione avrà questa novità, che avendo l'ente camerale un territorio più ampio, chiaramente farà accendere le luci di Natale sia su Pescara che su Chieti. Come funzionerà quest'anno questa iniziativa? Ma l'iniziativa funziona proprio secondo la nostra mission, che è quella di incentivare le attività promozionali
che vengono richieste sia dai nostri, dalle nostre associazioni che dal territorio, ampliando un progetto che non vede più solo Pescara ma anche Chieti, per cui per la prima volta sono due territori in Italia, questo format non esiste. È un'opera di internazionalizzazione da parte della Camera, che è la nostra mission, svolgendo un'attività di incoming su operatori turistici e su giornalisti che possono arrivare attraverso l'aeroporto di Pescara. Luci d'artista penso è una manifestazione che funziona molto, perché quando vedi le persone che si fanno i selfie davanti a queste installazioni, come è successo negli anni scorsi e come succederà anche a Natale prossimo, allora vuol dire che siamo nel senso giusto. È una forma virtuosa di compartecipazione fra enti che dai rispettivi punti di vista però contribuiscono entrambi ad un Natale all'altezza delle nostre aspettative, che possa favorire i costumi, un momento di festa, e poi magari ci mettiamo anche qualche riflessione che non guasta mai. È una bella iniziativa che per me è anche un ricordo del mio amico Daniele Becci, col quale concordammo di fare questa cosa, e oggi ringrazio il nuovo presidente per aver dato corso a quella idea progettuale dello scorso anno, coinvolgendo anche Chieti in questa manifestazione che la Camera di Commercio ha promosso e che prima ha sposato Pescara e oggi sposa anche Chieti, creando una sorta di offerta unica per le luci di artista nel panorama dell'area vasta Chieti-Pescara. Possiamo diventare un motivo di attrazione come succede in altre parti d'Italia, e io spero che sia proprio questo un motivo di attrazione per chi vorrà visitare il nostro Abruzzo, per chi vorrà visitare le nostre città, quelle di Chieti e di Pescara ovviamente. E ora la pagina dello sport. Nel pomeriggio ripresa degli allenamenti per il Pescara, che inizia così la settimana di lavoro che porterà all'incontro di domenica prossima con l'Ascoli. Da domani il tecnico biancazzurro Beppe Pillon riavrà a disposizione i quattro nazionali. Intanto l'intero settore di Curva Sud dello stadio Adriatico Cornacchia è stato assegnato alla tifoseria marchigiana con una dotazione totale di 1700 tagliandi, in gran parte esaurita questa dotazione, perché a mezzogiorno di oggi erano stati venduti 1370 biglietti. Sul fronte mercato invece torna vivo l'interesse della Juventus per il difensore uruguaiano Edgar Elizalde, che potrebbe lasciare il Pescara. Finora non ha mai trovato spazio in campionato, potrebbe a gennaio dunque andare via. Ascoltiamolo. Edgar Elizalde ancora in attesa dell'esordio in prima squadra in questa stagione. Torniamo e facciamo un passo indietro a quest'estate, quando si parlò di una possibile cessione alla Juventus. Tu quest'estate dicesti io voglio restare a Pescara, voglio giocarmi le mie chance per giocare nel Pescara. A distanza di qualche settimana ti sei pentito di quella scelta, visto che fino ad ora non sei mai sceso in campo in campionato, oppure la rifaresti? Sí, hasta se ha hablado tanto, pero he deciso de estar aquí y no, pienso que he escogido bien, forse no he jugado ancora, pero me estoy allenando bien con la squadra, siamo en primi posti della classifica, una squadra forte y devo continuare così allenandomi e aspettare l'opportunità. Tu però ti alleni settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, con l'obiettivo di poter mettere in difficoltà Pillon per un'eventuale scelta come titolare. Sì, io mi alleno e provo a fare il meglio sempre, il meglio possibile, e aspetto l'opportunità del mister, sì. Con la nazionale del tuo paese ti sei tolto già diverse soddisfazioni? Sì, sono andato a Valencia a un torneo amichevole a Valencia, e abbiamo fatto bene, e sono rincontrato con i miei compagni, un'esperienza bella anche a Qatar, un altro torneo che abbiamo vinto, e sì, ho giocato, ho fatto minuti. Mi sono sentito bene. Qual è il tuo giudizio su questo allenatore Pillon? Sì, il mister lavora tanto, lavora bene, mette voglia al lavoro, e la squadra lo sente, e sta insieme a lui, stiamo facendo abbastanza bene.
Serie C, in casa Teramo c'è il rammarico per la sconfitta contro la Virtus Verona. Il centrocampista biancorosso Mattia Proietti torna sul 2-0 di domenica e rivolge sulla squadra la responsabilità della debacle veneta. Il servizio di Agna Cantagalli. Mattia, forse è stato un po' snervante rientrare negli spogliatoi, guardarsi in faccia e chiedersi come abbiamo perso questa partita che alla fine per larghi tratti abbiamo controllato, soprattutto per possesso palla. Sì, è quello che un po' ci siamo chiesti, ma comunque la soluzione era dentro di noi, perché la prima sensazione che abbiamo avuto dopo la partita è stata di rabbia e di nervoso, ma purtroppo per colpa nostra, perché alla fine se in campo ci andiamo noi e se riusciamo comunque a fare una discreta partita e non portiamo punti a casa non va bene e dobbiamo sicuramente migliorare questa cosa. I gol presi nel secondo tempo ormai purtroppo stanno diventando un'abitudine, potrebbero essere dovuti anche a una condizione fisica non eccelsa, sai, la mente un po' si appanna, si perde di lucidità e si commette molto troppo. Può anche essere, perché sicuramente il fattore fisico può centrare, però penso che sia anche una questione mentale, perché comunque nella fatica bisogna cercare di darsi una mano, di stare più compatti, di stare più corti, di fare più attenzione a sbagliare il meno possibile, quindi ci sono più fattori che portano a questi gol subiti nel secondo tempo e dobbiamo cercare di limare queste cose. Ci sono anche i cattivelli che dicono: ha giocato Ranieri 3 gare, il Teramo ha vinto, ha giocato Proietti per 3 gare e non sono arrivati vittorie. Questa cosa l'ha detta anche Proietti, ridendo, ma l'ho detta pure io, perché alla fine le statistiche dicono questo, non è che posso dire il contrario. Non so se possa essere una coincidenza, si potrebbe provare a cambiare a questo punto. Due gare casalinghe all'orizzonte, potrebbe essere magari semplice pensare di affrontare due gare in casa per l'appunto, però contro avversari che magari si vedono molto, il Teramo ha dimostrato di avere qualche difficoltà di troppo e Gian Erminio e Renate probabilmente lo faranno. Sì, ma non penso che in questo campionato ci possano essere partite facili sulla carta, perché comunque abbiamo visto anche che le prime perdono con le ultime, quindi non è una questione di chi andiamo ad affrontare. Ovviamente squadre che si chiudono e poi ripartono in contropiede ci possono creare qualche problema in più. Se non affrontano la partita a viso aperto, diciamo, come lo facciamo noi, però siccome lo sappiamo dobbiamo cercare di prepararci al meglio. I gol non sono la mia dote migliore, ho sempre cercato di farli fare più che altro. Arriverà, spero, presumo, e non vedo l'ora, però l'importante è che faccia gol qualcuno con la maglia nostra. Serie D, il man of the match in casa Pineto, l'attaccante Simone Tomassini racconta la rete decisiva con il Cesena e parla delle prospettive della sua squadra. Il servizio di Roberta Di Sante. Simone Tomassini, possiamo dire un gol che se ci fosse varrebbe 6 punti? No, purtroppo ne vale solo 3, però sì, dai, la soddisfazione sicuramente è molto, molto grande, soprattutto per come è arrivata la vittoria. In 10 contro 11, penso dal ventesimo, non so, del primo tempo, contro una squadra come il Cesena, è stata una grande soddisfazione che ci siamo tolti tutti quanti insieme. I progressi della squadra sono sotto gli occhi di tutti, tranne poi, ecco, mancare forse un po' di continuità, mi riferisco alla partita di mercoledì. Ma sicuramente mercoledì abbiamo incontrato anche una gran bella squadra, è molto organizzata in casa loro, che comunque è un campo grande, loro giocano molto bene il pallone, e nel turno infrasettimanale, che comunque sia anche a livello di energia toglie tanto, quindi c'è più che demerito nostro, è stato anche molto merito loro, devo dire. Sicuramente a noi è mancato qualcosa, lucidità, un po' di organizzazione in quella partita, però dai, abbiamo affrontato bene questa e è andata bene. Soprattutto nei primi 20 minuti sì, stavamo giocando molto molto bene, la squadra girava e dopodiché sono saltati tutti gli schemi, perché con l'espulsione, diciamo, loro hanno iniziato a spingere forte e abbiamo dovuto giocare, diciamo, su quelle che si chiamano le palle sporche, perché loro stavano molto alti, ci avevano un po' chiuso, ma siamo stati bravi a trovare l'episodio del gol.
e a rialzare la testa e a soffrire fino alla fine, quindi bene così. Queste sono anche partite che ci vuole poco a prepararle, perché quando giochi con il Cesena arrivano le motivazioni, arriva la voglia, arriva tutto quanto. Sarà sicuramente forse più difficile interpretare la partita di domenica, però la mentalità c'è. In queste ultime partite abbiamo fatto molte cose fatte bene, altre dovremmo migliorarle, perché sicuramente il potenziale della squadra è molto importante e se riuscissimo a svilupparlo al 100% sicuramente potremmo toglierci grandi soddisfazioni. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Pro Teramo condotta da Jacopo Forcella, dedicata alla Lega Pro e in particolare al Teramo e al momento non facile della squadra di Maurizi. Il TG6 invece torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.